tipo romanzo di narrativa edita. Primo classificato è Leandro Lucchetti di Trieste con romanzo Amorosi sensi. Il libro narra le crude vicende pregne di odio, vendetta, astio. Vogliamo dire qualcosa, Marisa? Continuo io? No. Tu? Abbiamo una doppia conduzione noi quest'anno. L'abbiamo sottolineato anche ieri sera. È un romanzo sanguigno e aspro, ambientato nella prima parte nell'Adriatisch Küstenland, l'amministrazione tedesca del litorale adriatico, nel periodo più drammatico della storia italiana del secolo scorso. Fascismo e resistenza, guerra civile con gli eccidi più efferati che l'hanno contraddistinta. L'autore penetra nelle passioni fameliche d'odio e vendetta che stravolgono le menti, annullano perfino i legami di sangue. Nelle vicende che si snodano con crudezza, senza infingimenti, gli amorosi sensi sono spesso istinti carnali, depauperati di dolcezza, pietà, perdono, reale affettività. Ad essi si mescolano stupri, ritorsioni, sevizie che esplodono da parte di tutti, italiani contro italiani, alleati inglesi, tedeschi, russi, jugoslavi di varie etnie. Quando le ideologie divengono un credo assoluto, prevale sempre l'intransigente fanatismo. Anche dopo la guerra, gli ideali di sinistra che avevano sorretto le scelte e le azioni non si sono concretizzati. Emerge quindi in questa seconda parte un quadro della società contemporanea europea e italiana sgretolato, fatto di anni di piombo, di squalli di maneggi, su cui l'autore si sofferma lasciando parlare gli eventi e i suoi personaggi, anche se nel protagonista si avverte la sensazione della sconfitta. L'epilogo sarà drammatico. Perfetto, facciamo la foto. Il premio, guardiamo là. Fatta la foto. Thank you.